Nuova puntata di servizio a domicilio, caro Vittorio, dopo questa entrata shock. Caro Vittorio, visto che noi dobbiamo fare lo sport e lo facciamo in continuazione lo sport, ormai non facciamo altro. E come sempre, forza, forza lupi, forza Avellino. Quest'oggi ci troviamo in quello che doveva essere, o meglio lo era fino a qualche anno fa, ve lo posso assicurare perché l'ho provato sulla mia pelle. Qualche anno fa parlavo almeno di una quindicina di anni fa. Qui dove ci troviamo c'era un bel campetto adibito a posto dove si gioca a pallone. È arrivato un colpo strano. Sì? Da lontano. Da lontano. Bella. Stoppa la palla, stoppa la palla. È un po' diversa, è diversa. Dove si gioca a pallone? Eccolo che cade. Signor Caccamo, per cortesia, Caccamo! Dicevo, qui una volta c'era un bel campo, facciamolo vedere, piano piano, detto, non c'è niente di Torino, stai tranquillo, se non c'è niente di Torino. Qui c'era un campo, ci si giocava a pallone, e ci si divertiva molto. Ho preso una cacca. Tu sei proprio bravo. Sì, e non fa niente, Vittorio. Allora, pure tu hai preso la cacchina. Un altro campetto che potrebbe essere adibito a campetto funzionale, funzionante di pallone, ma anche di basket, perché no, di sport, insomma, abbandonato, dove ci sono solo tubi, vetri e ratizze dentro. E quindi lo diciamo in conclusione, tu comune di Avellino, tu proprio tu. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Proprio tu. Tu sei bravo. Sei bravo. No, bravo, sei molto bravo. No, tu sei molto bravo. Sei proprio bravo perché anche qui potevi fare qualcosa di utile, intelligente, come hai fatto per questa strada. Lo dobbiamo dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa strada è intelligente. Ma è ancora chiusa al passaggio dei veicoli, è solo pedonale al momento, anche se non potrebbe essere una strada giusta. Tu sei bravo, comune di Avellino. Tu sei bravo, tu sei bravo. Alla prossima puntata.